Chiara Poli, Piceno Oggi. Buonasera, mister. Si rinizia, diciamo, tra virgolette, il debutto ufficiale per lei in questo campionato. E come sta la squadra dopo questo periodo di pausa, in primis? Prima di rispondere alla domanda, volevo fare comunque un ringraziamento sia alla società che al padron per la fiducia depositata in me e anche nel mio staff. Volevo fare un ringraziamento a tutto il settore giovanile per quanto ci hanno dato sforzo e sacrifici durante tutto l'anno e mi sembra giusto di dargli il merito che hanno e soprattutto anche come ho detto prima il merito al patron Cucinelli per dare una continuità nel calcio che è molto difficile di fare in questi tempi. Rispetto alla domanda, ricomincia da noi una stagione che come l'abbiamo cominciata, è una stagione nuova, una stagione corta, però una stagione che parte dal presupposto che tutte le squadre hanno vissuto un periodo particolare, noi abbiamo vissuto lo stesso periodo però. Dobbiamo fare diversamente e soprattutto dobbiamo creare la base, la struttura di una squadra forte, di una squadra che ha un'identità, che la porta ovunque, che si può identificare con una città che segue il calcio, che ama la sua società e soprattutto con una squadra che in questo periodo di preparazione si è dimostrata responsabile, si è dimostrata concentrata sia a casa, quando abbiamo dovuto lavorare a casa che in campo, ha messo di tutto per creare una base importante per ripartire con un'ottima prestazione.